Per Montesquieu la libertà politica è il bene più prezioso perché consente ai cittadini di vivere in tranquillità. Ecco, a partire da questa concezione della libertà politica, nel libro undicesimo dello Spirito delle Leggi, che è il libro più famoso, Montesquieu sviluppa ed espone la sua famosa teoria della divisione dei poteri. C'è da dire che Montesquieu, un po' come Machiavelli, non ha molta fiducia nella capacità degli esseri umani di mantenersi sempre fedeli alle regole, di mantenere sempre uno spirito legalitario, per così dire, e infatti egli afferma molto chiaramente che una caratteristica degli esseri umani il fatto di tendere ad abusare del potere nel momento in cui essi lo esercitano. È proprio qui che Montesquieu sviluppa, come antidoto, diciamo così, di questa tendenza naturale, la sua famosa teoria della divisione dei poteri. Nel momento in cui chi esercita un potere tende naturalmente ad abusarne, l'unico rimedio di questo abuso consiste evidentemente nel contrapporgli un altro potere. E dunque i poteri non devono essere tutti raccolti nelle mani di un'unica persona o di un unico gruppo, ma devono essere suddivisi tra più persone, tra più gruppi, in modo tale che essi possano controllarsi a vicenda, in modo tale che nessun individuo o nessun gruppo possa, diciamo così, soddisfare la tendenza naturale dell'uomo ad abusare del potere. E dunque Montesquieu guarda come un modello alla monarchia costituzionale inglese che, se non nei fatti, perlomeno in linea di principio, era una monarchia in cui il potere del sovrano trovava i suoi limiti in altre istituzioni, in un parlamento per esempio, o in precise leggi a cui il sovrano stesso era tenuto in qualche modo ad adeguarsi. È noto che appunto il principio su cui si fondano tutti quegli stati che noi chiamiamo stati di diritto è il principio in base a cui il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario devono essere esercitati da corpi separati, i quali esercitano contemporaneamente un controllo reciproco, e in questo modo Montesquieu intende suggerire, diciamo così, un principio pratico volto a garantire proprio la libertà politica, volto a garantire la sicurezza dei cittadini, il fatto che i cittadini siano al sicuro dai arbitri, da soprusi, da sopraffazioni, le quali inevitabilmente avvengono nel momento in cui chi esercita il potere non trova in un altro organismo, in un'altra forza, un limite alla sua tendenza naturale ad abusare di questo potere. Direi che queste poche battute sono sufficienti a dare un'idea di che cosa intende Montesquieu con la dottrina della divisione dei poteri e soprattutto da quale esigenza questa dottrina nasce.